Assemblea dei soci del banco BPM questa mattina al Cattolica Center di Via Germania in Zai a Verona. Gli azionisti rilevanti, secondo la lettura del libro soci fatta dal presidente Carlo Fratta Pasini, sono Capital Research con il 5,198% del capitale, Invesco con il 5,123% e Davide Leone & Partners con il 4,63%. La governance ritiene di chiudere il 2019 con un utile ragguardevole che possa accontentare i suoi azionisti, anche se inferiore a quello previsto dal piano industriale. Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto tutte le pulizie interne che potevamo fare, quindi nel 2019, pure in un contesto economico non così entusiasmante, speriamo di fare buoni risultati, speriamo di cominciare a dare anche delle soddisfazioni a chi ha creduto nella banca. È lo stesso Castagna a ricordare le direzioni per lo sviluppo futuro del banco. Molto Futuro. sviluppo commerciale, abbiamo investito tanto sulle imprese e ci danno grandi soddisfazioni, abbiamo aumentato gli impieghi sia l'anno scorso che anche nei primi mesi di quest'anno. Speriamo che torni una propensione anche al risparmio gestito da parte dei risparmiatori perché per ora c'è poca fiducia. L'amministratore delegato interviene anche sul commento rilasciato dal presidente Fratta Pasini durante la settimana veronese della finanza, in cui ha dichiarato che sulle PMI, a differenza delle grandi aziende, c'è ancora da lavorare. Diciamo, stiamo andando bene anche sulle PMI, ovviamente è più difficile raggiungere tutte le PMI perché sono più numerose, quindi i casi in cui magari qualcuno non è completamente soddisfatto ci possono essere, però l'intenzione della banca è quella di essere una banca per le aziende e soprattutto per le PMI. Infine, sulla vicenda Diamanti, Castagna ha dichiarato che BPM è impegnata a rimborsare ai clienti il 100% del loro investimento, aggiungendo al valore delle pietre, che il cliente conserva, la differenza monetaria dell'investimento a suo tempo effettuato.